Giorni dopo, al biliardo, Saletti volle tornare sull'argomento. La mia risposta alle sue perplessità poetico-letterarie non l'aveva convinto. Lui voleva sapere, voleva capire se la parola fosse veramente un problema universale oppure se fosse solo un problema suo. Ma soprattutto voleva che fossi io a spiegarglielo. Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte, gli rispose Gesù. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ma cosa ti mette a fare il prete adesso? No, era una citazione del Vangelo, per farti capire, Quinto. Beh, ma allora, se usi anche te il Vangelo, la Bibbia con i preti, vuol dire che neanche te c'hai le parole su di quelli dei preti, eh? Ascolta. 70 volte 7. 70 volte 7. Non ci fa lo stesso effetto di 60 volte 6? No. Perché era uscito il 7 la notte dei nostri avi. Fosse uscito il 6 sarebbe stato tutto diverso, sarebbe stato tutto un'altra cosa. Cosa ti metti a dare i numeri adesso? Dai, dottore, spiegati meglio. È il fatto che noi queste cose non riusciamo più a capirle, non riusciamo più a comprendere, perché il nostro linguaggio, quello che parliamo io e te, nomina le cose secondo la loro unità, eh? Una palla. Una stecca, sì. Un biliardo, pensando di capirli, di conoscerli. Ma non è vero, Quinto, non è vero. Allora io penso che bisogna cominciare a dubitare di quella massima che dice rem tene verba sequente. Ma basta con la Bibbia, dottore. No, non è la Bibbia, è una massima latina. Quinto, significa tieni la cosa e le parole seguiranno. Quinto, non è vero. Noi non abbiamo le parole per esprimere tutto. E questo non è un limite tuo o mio del vocabolario di un singolo, di una cultura, ma forse questo è il limite del momento storico che viviamo, che ci ospita. Sì, ma è possibile che neanche quelli come te che hanno studiato non riescono a trovare le parole giuste, quelle che occorrono, eh? E il fatto che il nostro linguaggio, quello che parliamo noi, ci frega, è ingannevole. Perché, ti spiego, si basa su quello che viene detto, principio di identità e di non contraddizione. Sì. Questo principio ce lo spiegano le nostre mamme fin da quando siamo piccoli. Secondo questo principio, dire che, ascolta bene, dire che A è A, dire che questo è questo, dire che un uomo è un uomo, significa dire allo stesso tempo che A non è non A, che questo non è quello, che gli uomini, Quinto, non possono essere dei. Fra uomo e Dio, come dicevano i latini, terzi non datu, cioè non esiste una terza possibilità perché non sappiamo leggerla, non sappiamo capire. E dai questo latino però, dottore. Mi devi scusare, però a volte una citazione serve anche a farsi capire, no? Invece non fa capire un bel niente, guarda un po'. Allora mi dispiace. Il fatto è che noi siamo dei gran pigri. Adesso sono io che non ti capisco, quindi. Siamo dei gran pigri, perché ci accontentiamo dello sforzo fatto da quelli che sono venuti prima di noi, dagli antichi. Cosa ci vuole qui ad acciuntare tutta questa roba vecchia e cambiarla con delle parole nuove, moderne, di oggi? Ma possibile che non si possano trovare delle parole nuove? Ma qui se non facciamo uno sforzo per liberarci di tutta questa zavorra, qua non cambia niente. Se non facciamo veramente uno sforzo per cambiare, allora c'è ragione Venturi. Ma in che senso? Che meglio se stiamo tutti zitti!